Il liceo classico Vittorio Emanuele II si trova in via San Sebastiano a Napoli e dispone di un museo che custodisce complessivamente 581 strumenti, di cui circa 180 ottocenteschi e 263 risalenti alla prima metà del Novecento. Nelle macchine a vapore si produce lavoro meccanico utilizzando l'espansione del vapore prodotto dal riscaldamento dell'acqua contenuta nella caldaia. Questo imprime un movimento alternato ad un sistema stantuffo cilindro che viene trasformato in movimento circolare attraverso un sistema biella manovella. Quest'ultimo viene trasferito attraverso giunti o cinghie alle macchine utilizzatrici. Il modello ha un cilindro orizzontale ed il sistema di trombe permette movimento aspiratorio elevatorio e aspiratorio premente. Questo apparecchio serve per dimostrare il movimento molecolare delle onde fisse nei tubi da organo e il movimento delle onde aeree prodotte da un suono continuo. Le molecole sono rappresentate da piccole linee bianche su fondo nero che oscillano in una feritoia lunga circa 1 metro e larga 1 centimetro. Due regole mobili sulla feritoia dell'apparecchio per le onde fisse nei tubi permettono di raffigurare i diversi tipi di tubo che danno sia i loro suoni fondamentali sia le prime armoniche. Nell'apparecchio, tre serie di tubi sono poggiati su un supporto a 3 gradini in legno pregiato. Dentro ogni tubo vi è un cilindro rivestito in tela sul quale sono rappresentate delle linee bianche e nere, disegnate a varie distanze, che con un movimento rotatorio impresso da una manovella il cui asse è solidale all'asse del cilindro, simulano le compressioni e le rarefazioni prodotte nell'aria dalle onde sonore stazionarie all'interno del tubo d'organo, rispettivamente con 2, 3 e 4 nodi. Tutto l'apparato è poggiato su un tavolino dello stesso legno, con ripiano in ardesia. L'apparato di Ampère è costituito da un banco per esperienze montato su un tavolo di mogano, con vano per poggiare i vari elementi di rame. I conduttori in rame dello stesso spessore dei fili del circuito di base portano degli uncini per poter essere sospesi ai bracci in ottone. I contatti avvenivano tramite dei pozzetti in cui veniva messo del mercurio. Mediante una batteria veniva fatta passare la corrente attraverso il solenoide, la spira quadrata che stiamo vedendo, e si studiavano gli effetti magnetici della corrente elettrica. George Attwood, professore di chimica presso l'Università di Cambridge, progettò questa macchina per studiare la legge oraria del moto rettilineo uniforme e del moto rettilineo uniformemente accelerato. L'intero apparato, principalmente in mogano e ottone, è costituito da una colonna poggiata su una pesante base in legno, sulla quale ci sono viti di livello per regolare la perfetta orizzontalità del piano. Tale colonna è bloccata da una vite rivestita a forma di anfora e di lato vi è poggiata una piattaforma che serve da sostegno ad una puleggia d'ottone, il cui asse poggia su 4 ruote più piccole allo scopo di ridurre l'attrito. Un filo scorre attraverso la gola della puleggia. Ai due capi del filo sono posti 2 gravi dello stesso peso, ai quali possono essere applicate ulteriori masse. A destra della colonna vi è un'asta di legno sulla quale è avvitata un'asta metrica di ottone, su cui è incisa una scala graduata in centimetri. Questa funge anche da sostegno a degli appositi anelli metallici che hanno la funzione di bloccare la massa aggiunta al grave durante la sua caduta. A sinistra, infine, vi è un orologio a pendolo, conta secondi in ottone con sistema di scappamento ad ancora, che serve a determinare i tempi di caduta. All'inizio dell'esperimento, il grave che scorre accanto alla scala graduata viene sistemato nella parte alta dello strumento in corrispondenza di una leva, che, bloccata, ne permetterà la caduta. Parallelamente, un altro grave avente la stessa massa
viene sistemato all'altro capo del filo. Nel momento in cui il grave viene lasciato cadere, la leva aziona il pendolo. Lo scappamento ad ancora oscilla col pendolo e, inclinandosi a destra e a sinistra, lascia passare ad ogni oscillazione un dente della ruota d'incontro. L'asse di questa ruota dentata è collegata ad un indice che segna i secondi. Per permettere la caduta e vincere, quindi la condizione di equilibrio, viene aggiunto un ulteriore grave sul piattino di destra, per cui si crea una differenza di peso tra le due masse. E allo sblocco il corpo comincia a scendere di moto rettilineo, naturalmente accelerato a causa della forza di gravità. Arrivato ad un'altezza prestabilita, la massa aggiuntiva viene bloccata da un anello di ottone. Il corpo, tornato allo stato di equilibrio originale, continua a scendere per forza d'inerzia, con moto rettilineo uniforme, con velocità pari all'ultima velocità acquisita durante il precedente moto. Così è possibile misurare i tempi e gli spazi dei due moti fondamentali della dinamica.